Ciao a tutti ragazzi, diamo il benvenuto ai Soldi Spicci per la prima volta a Caltagirone. 2 mesi fa siete stati pure a Ramacca per la Sagra del Carciofo. Abbiamo saputo avete riscosso un ottimo successo, Sì, è andata molto molto bene. pubblico. Molto, molto Bene, bene. iniziamo da un fenomeno veramente virale. Più di 800.000 mi piace sulla pagina di Facebook. Come commentate davanti a questi numeri? Come commenti davanti a questi numeri? La domanda l'ha fatta a te, devi rispondere tu, Vabbè, possiamo perché... rispondere insieme. Vai, No, vabbè. praticamente, insieme, no, Insieme vai tu, un vai tu. poco io, un Vai, poco tu. vai, vai, vai. Vabbè, è stata una cosa che è successa gradualmente, quindi comunque ce lo siamo goduti pian pianino. Ci sono stati dei momenti bellissimi in cui siamo arrivati a 100.000 like in una settimana, insomma, dei numeri impressionanti. Adesso, magari se lo guardiamo con un occhio esterno, è veramente un numero grande. Siamo sempre più contenti, soprattutto di andare a conoscere la gente che ci segue. Perché mi guardi così? No, no, Perché mi guardi così? Mi perché metti stavi dicendo ansia. delle cose belle, cioè io non le avrei sapute E dire mai, quindi quindi... siamo felici di questo, andando nei teatri e nei paesi, nelle città, andiamo conoscendo fisicamente le persone che ci seguono. Sì, confermo tutto quello che... ma proprio tutto, cioè non ho una parola da Bravo smentire in Casisa, questo. Grazie, bravissimo. grazie, 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 Una curiosità stile Wikipedia. Vai. Da dove nasce il nome I Soldi Spicci? Ah, allora... Il nome Soldi Spicci nasce, cercavamo un nome un po' più originale rispetto, perché ormai tutti usano un po' i cognomi, no? Ficarra e Picone, Ale Franz, e noi piuttosto che chiamarci nuovamente con i nostri cognomi, Casis e Vitrano, cercavamo un nome un po' simpatico e ci andava così, Soldi Spicci. Perché Soldi Spicci c'è una ragione che adesso ti dice la Vitrano, Allora, no, perché... ci sono due motivi. Questa è la motivazione reale, che è venuta un po' così per gioco, siccome ci piaceva proprio come suonava. E la versione, quella ufficiale, quindi quella più bella, è che Soldi Spicci, perché i soldi spicci, le monetine sono piccole e noi siamo giovani, quindi siamo piccoli. Fanno tanto rumore, noi facciamo tantissima confusione nei video, sul palco, ovunque, e soprattutto te le ritrovi in tasca e te le ritrovi quando ti servono. Siccome noi siamo negli smartphone, apri, lo prendi il cellulare dalla tasca e te li ritrovi. Pensa che lo sto scoprendo pure io adesso cosa significava, cioè io non lo sapevo, io non lo sapevo, quindi devo dire che siamo troppo forti, cioè non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Ragazzi, un accenno di cosa vedremo stasera. Quello che vedremo stasera è i Soldi Spicci Show. Noi affrontiamo tante tematiche, però quelle che ci stanno a cuore e che abbiamo affrontato in questi anni sono il confronto generazionale fra la nostra generazione e la generazione dei nostri genitori, dei nostri nonni, insomma di quelli più grandi che non fanno altro che dirci sempre che noi non vogliamo fare niente, siamo una generazione un po' in declino. E invece noi attesteremo che non è così. Ah, si stava impappinando, si stava impappinando. Io Lui non invece vorrei. di aiutarmi Attenzione, dice proprio: è un attenzione, compagno meraviglioso. attenzione, attenzione. E poi l'altra tematica che ci sta a cuore, ed è quella che insomma la gente vede spesso su Facebook, è l'amore, quindi il rapporto di coppia. Esatto. Pure questo l'ho scoperto adesso, quindi quello che faremo. Sai, poi la scaletta ce la devi Sei tu? un bugiardo, un bugiardo. No, 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 insomma, questo è lo spettacolo che ci sta portando veramente fortuna, è quello che stiamo facendo in tutta Italia, che sta riscuotendo tanto successo, la gente si diverte tanto e quindi prima di metterlo da parte definitivamente questo spettacolo è giusto che lo possa vedere più gente possibile, quindi questa sera anche a Caltagirone è giusto che merita Caltagirone il nostro spettacolo più bello. Poi ne abbiamo altri che stiamo piano piano lavorando, però insomma portiamo avanti quello che per ora è il meglio Il nostro cavallo di il battaglia, nostro questo voleva cavallo di, dire. esatto, cavallo di battaglia. Casisa, però in questo modo mi stai rispondendo a altre domande che io avevo in Capitano, progetto. se vuoi... Quindi Scusa, spoiler per le altre domande. allora, dimenticate tutto quello che ho detto fino adesso e basta. Bene. Ok. Allora, voi siete partiti da Colorado. Dove possiamo dire che... Ecco, questo non deve mai succedere. Questo è Questo non sbagliato. deve mai succedere. Qualcosa si Papà, ti rispondo dopo, ti rispondo riattacca. dopo. E siamo Ecco, ragazzi normali, ci chiamano i nostri i nostri genitori, genitori, ecco. esatto. Siete partiti da Colorado, dove possiamo dire che non vi hanno considerato molto. Poi passati su Facebook, c'è stato il boom. Questo pensate che sia dato dalla netta differenza tra televisione e web? Risponde lui perché è una cosa a cui sa rispondere bene.
E ora, qua ora io invece faccio una figura di merda. No, non ti preoccupare. No, allora, non è vero che non siamo stati considerati tanto. Il problema è che ormai le trasmissioni comiche sono diventate un contenitore, quindi dove difficilmente si viene fuori. Cioè, tutti siamo rimasti ai tempi di quel Zelig da cui sono venuti fuori Figaro e Picone, Ale France, tanta gente sconsola, Sconsolata, tanta cioè gente tantissimo. fortissima. Ma stiamo parlando già di 10 anni fa. Non più di 10 anni fa. Esatto, adesso i programmi comici sono un contenitore dove mettono nell'arco di una serata 40 comici e difficilmente si riesce ad emergere. Ti danno 2 minuti scarsi dove tu devi provare a fare di tutto ed è veramente complicato. Quindi non è un problema dettato dai comici, ma è un problema dettato dal programma che tende più a spremere i comici senza dare loro la possibilità di, insomma, potersi esprimere nel migliore dei modi. Cioè, Figaro e Picone, quando facevano Zelig, per fare gli stanchi era un pezzo che durava anche 5 minuti, 6 minuti. Cioè, No, Ficarra per figurati. entrare ci stava 1 minuto, ai, 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 cioè, ed era bellissimo. E invece adesso i programmi hanno tolto un po' tutta la teatralità, eccetera, eccetera, dei comici. Quindi, poi sul web, invece. Vabbè, abbiamo trovato la nostra dimensione semplicemente perché il tempo sul web l'ho detta a chi gira. Quindi abbiamo il nostro tempo, sappiamo che sicuramente i tempi del web sono molto serrati, però hai la possibilità di dire veramente quello che vuoi e al tipo di pubblico che vuoi, e soprattutto è il pubblico che ti sceglie. So che voi siete spesso in disaccordo su queste, quindi, ma capita mai invece che siete d'accordo su cosa girare, sulle battute da fare? Una volta all'anno, magari. Allora, se fossimo d'accordo non saremmo arrivati a tutti questi numeri, quindi dal momento in cui andremo d'accordo probabilmente la nostra No, carriera vabbè, sarà in in realtà è vero, abbiamo sempre due punti di vista, cioè quasi sempre due punti di vista totalmente opposti. Quindi lo sappiamo. Quindi la cosa bella è cercare di trovare un punto in comune ed è una cosa in cui ci sforziamo entrambi, però penso che sia questa la cosa bella, perché il punto di incontro poi fa venire fuori una cosa che magari io da sola non avrei pensato e lui da solo non avrebbe pensato. Ci sono rarissimi casi in cui siamo d'accordo e lì sbagliamo. Esatto, Quindi va bene così. esattamente così. Vi vogliamo evitare il tormentone delle domande perché ve la fanno e ve la rifanno, penso avete già capito. Allora, E senza passo. No, farla, no, 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 senza non la farla, faccio, senza non la farla, noi faccio. rispondiamo. Così chi vuole intendere, intenda. Chi non Gli vuole altri in intendere, camper. non Gli altri in intenda. camper, È bellissima questa, grande l'ho capita battuta. dopo 3-4 secondi di scarto, mi è Va piaciuta assai, bene, assai. allora la risposta è sì. Chi sa chi ha capito, dice Va queste bene, cose sono andiamo due avanti. cretini, ma chi ha Io capito? avevo comunque la domanda di scorta. Vai, Facciamo la vai, domanda di vai. scorta. Voi siete due attori e nei vostri video interpretate una coppia di fidanzati. Come mai in nessun video c'è stato mai un bacio in bocca? Bella Attenzione, questa attenzione. domanda. Allora, Perché io non mi lavo mai i denti, ma fondamentalmente, non è quindi vero, quello ho un deve passare abito. proprio, cioè io veramente mi domando No, come si non è faccia. vero. No, non è così. Allora, la cosa bella che non è stata una cosa pensata, ragionata fin dall'inizio. Semplicemente, siccome è un argomento che suscita tantissima curiosità, perché la gente a distanza di anni continua a domandarci: ma allora state insieme, non state insieme? E noi in realtà non ci piace. Cioè, fortunatamente no, non facciamo soltanto questo, non vorremmo solamente essere etichettati per la coppia, anche perché facciamo veramente tanto altro anche sul web, soprattutto a teatro. E allora non vediamo né la necessità al momento, e poi magari chi lo sa, arriverà un momento X particolare in cui stupiremo il pubblico e ci daremo questo famoso bacio. E io mi sto preparando. Ho già comprato il dentifricio, ho comprato già lo spazzolino, Il quando il colluttorio, colluttorio, già sono tutte cose. pronto. Però Vabbè. sai cos'è che il pubblico è meraviglioso perché è meravigliosamente strano, perché dal momento in cui tu sveli una cosa perde di interesse. Invece dal momento in cui tu crei questa leggenda si incuriosisce sempre di più e allora a parte il fatto che il bacio, comunque vedere un bacio non fa comicità, è un atto romantico e noi ci stiamo riservando questo momento. In un Momento momento particolare. particolare che speriamo possiate vedere presto. È anche vero che nei film Disney il bacio tra il principe e la principessa è sempre alla Ma fine. questo è Esatto. bellissimo, un applauso gli Esatto. vorrei fare, è Esatto. bellissimo. Ma lo bacerei, solo che Ti sei lavato i denti e non non te mi lo puoi sono lavato i bacare. denti. Va bene. Ragazzi, progetti futuri, vi vedremo sul grande schermo. Quale schermo?
Ma è sempre quello che abbiamo davanti a noi. E stiamo lavorando su dei progetti, su un progetto in particolare molto grande, bello, però forse anche un po' per scaramanzia, casis. No, i progetti sono tanti, stiamo buttando tanti ami, come sempre. Stiamo lavorando. Voi rimanete lì, collegatevi sulla nostra pagina Facebook che a breve daremo delle notizie. Se non daremo delle notizie, non vi Niente, preoccupate, ma niente. per scaramanzie, perché noi siamo Ecco. delle persone un po' coi piedi per terra e quindi anche un po', ecco, scaramantici, sappiate che stiamo covando un bel Stiamo progetto preparando. sostanzioso, stiamo preparando un progetto bello Va e bene. presto lo saprete, presto lo saprete. Va bene, allora ringraziamo i soldi Ficci per questa bellissima intervista. Speriamo di vedermi comunque presto. Assolutamente, grazie a Grazie. voi. Caltagirone, ci vediamo stasera a teatro. Ciao Caltagirone, ciao, ciao.